Si è tenuto nel chiostro comunale di Palazzo San Francesco l'incontro Una mano dal cielo per lo sviluppo del territorio, alla presenza del senatore Mario Mauro, fondatore dei Popolari per l'Italia ed ex ministro della Difesa, e il sottosegretario alla pubblica istruzione Angela Donghia. L'iniziativa, voluta dalla Federazione dei Moderati di San Giovanni Rotondo, ha avuto come motivo d'incontro lo sviluppo territoriale, iniziando dall'attivazione di uno scalo aeroportuale per l'intera Capitanata, individuato da Mauro nello scalo di Amendola, da aprire anche ai voli civili. L'incontro è stato interrotto da un'incursione da parte di un attivista di Forza Nuova, che ha mostrato uno striscione di protesta sul poco interesse mostrato dal governo in merito ai due Marò, La Torre e Girone, prigionieri in India da ormai 2 anni. L'ex ministro ha sottolineato la loro innocenza e la priorità del lavoro del governo di riportarli a casa. Angela Donghia ha ribadito la necessità che lo sviluppo territoriale e la formazione debbano andare di pari passo. Sentiamo le interviste realizzate da Michele Gemma. Come è stato evidenziato nell'incontro di questa mattina, Una mano dal cielo per lo sviluppo del territorio, praticamente si è ripercorso l'intero tragitto di questo territorio che può, anche grazie all'apporto del governo, ma soprattutto all'impegno dei propri abitanti, ritrovare lo splendore che lei ha citato nella sua relazione, nominando addirittura quel coraggio e quella forza dei benedettini immediatamente dopo la caduta dell'Impero Romano. Sì, credo convintamente al fatto che il Gargano e la Capitanata possano ritrovare nuovo splendore. Questo dipenderà dalla forza e dalla determinazione che le classi dirigenti, non mi riferisco solo ai politici ma anche agli imprenditori, agli amministratori locali, coloro che hanno cuore e passione per questo territorio, sapranno mettere nel trattare col governo sulla base di un'idea certa e chiara. La provincia di Foggia ha bisogno di uno scalo aeroportuale per poter implementare i propri servizi e rendere ottimale il rapporto tra l'azione del turismo e la produzione del benessere e della prosperità. Per fare questo, nei mesi che ho avuto l'onore di poter dirigere il Dicastero della Difesa, ho verificato con l'Aeronautica Militare la possibilità di utilizzare al meglio un aeroporto militare a fini civili per alcuni mesi per capire se siamo in grado di veicolare turisti verso il nostro territorio. Questa disponibilità che c'è stata, che c'è, deve essere a questo punto valorizzata nel rapporto col territorio e nel rapporto col governo. Per far questo bisogna insistere in questo momento perché questa disponibilità che si è manifestata venga attuata fino in fondo. Occorre quindi che chi localmente ha responsabilità di individuare e fissare i flussi turistici produca risultati e occorre dall'altra parte che questo nuovo governo mantenga l'impegno manifestato dal vecchio. Quando sono nato, io risulto in particolare essere nato perché come la maggior parte di tutti quanti i gargani. Ma perché allora padre Pio, mia madre, cioè padre Pio vietava alle puerpere di uscire dal reparto fin quando non avessero battezzato, cioè si metteva proprio fisicamente davanti, impediva. Quindi nato e battezzato, sì, però battezzato. E questo me l'ha spiegato anche molti anni dopo il dottore.